questo tempo di avvento ciascuno di noi può dire: Signore, io ho bisogno di te. Ecco che cosa ci manca. Ci manca Dio, che Lui venga ad abitarci, o meglio, che noi apriamo la nostra esistenza alla Sua presenza. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Quante lacrime hanno rimbalzato e bagnato questo pavimento su cui voi avete poggiato i vostri piedi, e quante ginocchia hanno accarezzato questo pavimento, e quanto dolore ha raccolto questa cripta, quante attese, aspettando che le porte di questa chiesa di preghiera, casa di preghiera, si aprissero, perché si voleva incontrare cuore a cuore il nostro Dio e colui che lo rappresentava. L'avvento è anche questo incontro. Si arrivava qui mancanti, si partiva di qui con la presenza. Quanta curiosità conoscono queste mura da parte di tanta gente che viene qui carica di fede o senza fede addirittura. Quanta incredulità, quanta avversione, quanti dubbi, quanti secondi fini sono arrivati su questo monte. Perché si arriva su questo monte? Perché siete arrivati su questo monte? Perché rotta la diga ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Volete tornare a casa colmi di qualcosa che vi mancava? Avvento. Questo luogo diventa il qui ed ora dell'hic verbum factum est, cioè il verbo si fa carne. Allora perché si veniva e si viene su questo mondo? Perché si cercava e si cerca quell'alter Christus, cioè l'uomo nuovo, la mancanza e la pienezza, il Dio che viene.